Ancora una sconfitta casalinga della Nissa, stavolta con il nuovo Cosenza, che non mortifica né i giovani juniores che hanno accettato di scendere in campo, né il suo tecnico Fabrizio Fama, che comunque a fine gara ha detto che, perdurando lo stato di crisi della società biancoscudata, rinuncerà all'incarico di guidare la prima squadra. La gara è cominciata con 30 minuti in ritardo per espressa volontà della dirigenza nissena, che ha voluto così lanciare l'ennesimo appello agli amministratori della città e alle forze imprenditoriali locali. Partita giocata con il cuore dai nisseni e con un pizzico di sufficienza dai calabri, che comunque hanno sfiorato il gol al 12° quando c'è stato un provvidenziale salvataggio dei nisseni davanti alla loro porta. Al 16° quando un errato retropassaggio di Coffi ha messo in difficoltà Mendola, che ha poi salvato sulla conclusione di Foderaro, al 31° quando Guadalupi ha colpito la base del palo e al 35° quando Parendi ha colpito la parte superiore della traversa con un bel colpo di testa. Nella ripresa il nuovo Cosenza ha sbloccato la partita un minuto dopo che la Nissa, correva il 5° minuto, ha creato con Di Marco l'unico pericolo per la porta avversaria. Al 6° minuto infatti Foderaro si è involato in contropiede e ha trafitto a Mendola in disperata uscita. All'8° Mosciaro ha concluso una buona trama sull'esterno della rete, ma si è rifatto al 21° quando ha superato ancora a Mendola con un diagonale basso. Il portiere nisseno ha evitato di capitolare ancora al 29° con un plastico intervento sul colpo di testa di Parenti, ma nulla ha potuto quando al 33° Mosciaro lo ha trafitto per la terza volta. Nel finale di gara, biancoscudati stanchi e fallosi con due espulsi, Barrile al 39° e Bicabadan al 41°, consolati soltanto dall'applauso finale di ringraziamento per l'impegno profuso dei pochi tifosi presenti.